Si è chiusa in anticipo purtroppo la stagione della City Cassavino ai quarti di finale dei playoff. Il giudizio di Nicola Alberani sul cammino della Scandone in questa stagione tra campionato e naturalmente l'Europa. È un giudizio dolce amaro perché sono state fatte cose buone. Scoccia finire la stagione così con un po' di tristezza in una stagione che ci ha visto vincere 20 partite su 30 in campionato, quindi per definizione dovrebbe essere molto buona. Invece purtroppo ci sono un paio di episodi come il playoff con Trento, vuoi l'eliminazione da Cremona, che ci hanno fatto veramente, veramente male, e questo veramente è il rammarico che ci portiamo dentro. Dopo il titolo d'inverno, forse molti si erano illusi di vedere lo stesso trend nella seconda parte della stagione. Parlo dei tifosi, ma forse anche all'interno dell'ambiente, del gruppo, si era forse creata questa certezza di essere più forte degli altri. Ma da parte nostra abbiamo sempre visto, parlo nostra interna, giocatori, staff, avevamo sempre pensato di giocare partita per partita con gioia e consapevolezza, perché era un gruppo quasi magico. Poi un paio di canestri sfortunati, entrati e non entrati, un infortunio in Diaye rivelatosi pesantissimo, hanno fatto sì che quella chimica speciale si fosse dissolta e abbiamo cercato di ripararla, ma non è stata la stessa cosa. In questo contesto però va anche sottolineato che qualche giocatore è venuto meno rispetto alle attese, anche a Pepo Standard, in riferimento naturalmente a Fittipaldo e naturalmente anche agli infortuni che hanno limitato il rendimento di alcuni giocatori nella parte più importante del campionato e anche della Coppa. Sì, perché comunque abbiamo avuto l'infortunio di Fesenco, decisivo nell'eliminazione della Champions League, perché ha saltato le due partite con Bonn. L'infortunio a Fittipaldo, l'infortunio a Wells, l'infortunio terminale a Andiaye. Insomma, quindi con la fortuna penso che l'anno prossimo sarà una grande soddisfazione, che qui possiamo tirare da canestro a metà campo, che faremo sicuramente centro, però è un peccato perché sì, qualcuno è venuto un po' meno. Col senno del poi, Nicola Alberani sarebbe tornato prima sul mercato per gli innesti che abbiamo visto poi nei playoff? Sì, probabilmente col senno di poi sarebbe stato il caso di rientrare prima sul mercato. È vero anche che io sono sempre dell'idea che prendere il giocatore giusto è meglio che non agire in maniera troppo frettolosa. È sicuro che il mercato offriva veramente, veramente poco, e questo è stato anche questo un problema. Ora è arrivato il momento delle riflessioni, delle valutazioni che naturalmente investono innanzitutto la proprietà e passando poi per l'aspetto tecnico. C'è da aspettarsi una rivoluzione rispetto a questa stagione? Sarebbe un peccato fare troppa rivoluzione, esagerare. Al tempo stesso bisogna fare delle riflessioni necessarie per come siamo finiti. È importante che mi possa incontrare con l'ingegnere quanto prima, cosa che succederà, e poi di lì decideremo chi essere, come esserlo e tutte le scelte conseguenti. Nicola Alberani dovrebbe restare, per Sacripanti invece il ciclo potrebbe definirsi definito qui ad Avellino? Io credo che Pino abbia fatto tantissimo per noi, possa fare ancora tanto, però dipende appunto da quello che scaturirà in un'analisi più complessiva riguardo a quello che è stato e quello che sarà. Della poi della scelta della coach, ci sono alcuni giocatori che sono sotto contratto, in riferimento a Figlioli che ha detto voglio restare, però bisognerà anche capire cosa vuol fare la società. Sì, esatto, abbiamo un'opzione reciproca con Ariel, ci piacerebbe rimanere, è chiaro che si tratterà di fare un disegno tecnico giusto per lui, secondo noi, e che piace anche a lui, quindi vediamo. Ora bisogna anche mettere qualcosa in bacheca. Serve fare le cose bene per tanto tempo, senza accontentarsi mai, magari anche avere un pizzico di fortuna, perché quella che non ha avuto quest'anno speriamo anche di recuperarla l'anno prossimo.